Celebriamo un triste anniversario, il primo anno della guerra in Ucraina. Mi rivolgo e mi sono rivolto a tutti quanti i diocesani, ma anche agli uomini di buona volontà, credenti e non credenti, come pastore di questa chiesa di Alba, ma anche come uomo e cittadino che ripudia la guerra, perché credo che cose di questo genere non sono più concepibili nel mondo di oggi. Tutti noi aspiriamo alla pace e la vittoria vera che ci auguriamo è la pace. Ma brancoliamo ancora nel buio. Ho indicato nel messaggio tre lampade. La prima luce ci viene dalla Costituzione, che non dà adito ad interpretazioni. L'Italia ripudia la guerra. La seconda lampada la trovo nella testimonianza viva e autentica del Papa che si fa annunciatore di pace, che denuncia una guerra mondiale a pezzi che effettivamente stiamo vivendo. Ma la terza lampada per noi credenti, credo la più importante, viene dal Vangelo, da Gesù, colui che ci porta la pace vera, colui che ci invita ad essere costruttori di pace. Ecco, io credo che dobbiamo far cessare le armi, dobbiamo trovare vie nuove. Certamente non è facile perché le questioni sono veramente tante, ma non possiamo immaginare di continuare a distruggere, ad uccidere, a far scappare la gente, ad avere profughi. Tutto questo sta diventando intollerabile. Un anno di guerra è troppo, non possiamo sopportarne ancora. L'invito è quindi a lavorare veramente per la pace. Nel mio messaggio ho voluto anche ricordare un intervento di Don Torino Bello, un vescovo che è stato un vero e autentico costruttore di pace. Lui in questo suo scritto dice che la pace comporta un cammino non facile, spesso un cammino in salita, che tante volte prevede anche delle soste, degli arretramenti, però non dobbiamo scoraggiarci. Allora vorrei veramente dire a tutti, mettiamoci in cammino per la pace, facciamolo insieme. Proviamo ad andare oltre alle ideologie, oltre ai giochi politici, ma teniamo a mente le persone che sono le vere vittime, le prime vittime, questi popoli. Questa gente che continua a morire, andare al massacro. Ecco, la pace vera, autentica, fondata sulla giustizia e la verità, sia veramente ciò che ci auguriamo al più presto per non dover più celebrare questi tristi anniversari di guerra.